Are you... all right? No. Did you know about Hugo? I wanted to tell you, but... You should have. We're talking about my brother, Lucas. I didn't know Magister Vaudan would tell you like this. God, I can't... Ugh, let's just keep going. Fine. Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su A Plague Tale Requiem, il secondo capitolo di A Plague Tale Innocence che sto portando con voi su questo canale in blindrun in 4K, 60 fps, tutto ad ultra su PC. Io sono sempre Glastrasteer. Abbiamo già dei guardiani, questo è il capitolo 4. There we are, they're locking down the whole city. Remember the locked district. They wouldn't dare purge a whole city, would they? I don't know. We need that boat quickly. E abbiamo scoperto che le guardie del conte, i soldati del conte, stanno praticamente cercando di epurare la città. Abbiamo visto un quartiere praticamente chiuso in cui hanno ammazzato tutti i cittadini per cercare di contenere il morbo che si sta diffondendo grazie ai topastri che ormai abbiamo imparato a conoscere. Abbiamo anche scoperto che il nostro piccolo fratellino Hugo è all'ultimo stadio della macula, di questa sorta di malattia che lui porta, e per salvarlo dobbiamo trovare una sorta di isola. Proseguiamo. Noi dobbiamo andare nel molo. Dobbiamo trovare appunto questa sorta di isola. Amicia, che sembra poter curare Hugo. You'll hold your sling, alright? We don't need another barn situation. Non c'è niente da prendere qui. Don't worry. I heard you the first time. I'll find other ways. Proseguiamo, vediamo un po' dove ci porta questo videogioco. Per adesso sapete cosa? Mi sembra un po' troppo simile al primo. Per adesso è letteralmente uguale al primo. Stessi nemici, stesse armi, stessi colpi che possiamo dare. Davvero poca innovazione. Per adesso è migliorato solamente l'aspetto grafico, tecnico, anche la trama, non è che abbia poi questa grandissima verde in più. Asked me to ask Magister Vaudan about the island. The fresco in his lodge. What did he say? The fresco. He said it's just a symbol. A two-peak symbol, just as in Hugo's dream. I know. The island, the macula waking up, the order. It's too much. Glad to hear you say it. It helps me not to feel alone in this. You're not. I'm here. I'm sorry, Amicia. For Hugo. He's not dead yet. Resta poco, ma sicuro. All right. Remember, no more killing soldiers. No more killing us. I got it. No kills, no being spotted. Let's get this boat. Allora, il dovere della protettrice, trova la barca dell'ordine. Ok, proseguiamo. We're here. So where's our boat? Red and white sail. Right there. It's still there. Good. I hope our pilot is too. Good point. Ok, c'è magari qualcosa da raccogliere qui in giro? Vediamo se ci sono dei collezionabili, eh. Qualcosina magari da prendere. Guarda qui. Rottami? Sì, rottami. Questi ci servono per potenziarci. E qui c'è il fiore di Hugo. Era troppo sospetta questa via secondaria per non andarla ad esplorare. Abbiamo guadagnato dei rottami e dei fiori di Hugo. Qui non c'è più nulla. Ok. Proseguiamo.
Bella però l'ambientazione là, il castello tetro in lontananza. Là c'è una cassa, andiamo a prenderla subito. Ah, allora andiamo a fabbricare un po' di questi, così possiamo prendere anche questo materiale. Qui non possiamo prendere nulla. Oppa. Saliamo allora. Attenzione. Get off my back. We can't afford to break these jars. The city's running out of time. The city needs these jars intact, so settle down. Enough arguing, soldiers. Move, move! What are they doing? Getting in more trouble, I'd say. We should just leave this place. I heard it left nothing but mass graves when it happened in Guyenne. Yes, and soon you will take your place in one. This lockdown is gonna get them all killed. Yes, it's going to be terrible. A real rat's carnival. All right, open the gate! Open the gate, sicuri? Greenhorns, you got your orders. Watch over the jars until we reach the other side. Our lives depend on it. Now stop praying and let's go. Oh, guarda qua. Altra yes. Cassa. They built it in a hurry. And it's blocking our path to the boat. Let's get closer. Hanno costruito una vera e propria barricata. Ok. Altra cassa qui in giro? Nope. Nessuno strumento utile qui. Dovremmo iniziare a scendere? E da dove si scende? Da qui magari? Nope. Posso provare a colpire con la mia fionda, con il sasso? Ah, non posso usare la fionda. Davvero? Devo magari salire da qualche parte? Ah, qui sotto, qui sotto. Vai. Devo farci l'abitudine sul fatto che dove è tipo pitturato di bianco è dove tu puoi andare, ok? Dove è pitturato di bianco. Lì infatti c'era quella pittura bianca per farci capire che potevamo andare lì. Ok, abbiamo dell'altro San Nitro. Ok. E ora lo possiamo far esplodere con la nostra fionda. Allora. Dobbiamo passare sopra. Iniziamo ad aggirare un po' i soldati allora. Oh. No, dai, me l'ho già visto. Coltello, via. Di sotto cosa c'è? Ah, una cassa. Ok. Vai, ti accresci. Ok, tu sei stordito, andiamo via. E possiamo passare da qui. Ok. E a questo punto vediamo un po' cosa possiamo fare qui. Ok, lui ha già perso la. Ci ha già persi di vista. Sì, dove vai però? Vieni fuori, ok. Bravo, passa fuori di lì, così non ci vedi. Via. Ok, noi andiamo qui sopra. Peccato aver buttato subito via il coltello, sarebbe stato utile tenerlo. Dato che è una delle cose più forti, praticamente permette di ammazzare una guardia anche con l'elmo. E passiamo di qui. Sì, sì, è inutile cercare qui. Vai, vai, cerca. What happened here? I don't know, but let's follow that cart.
open. Okay. Shit! Oh, come on. I think I know what happened to this place, and they're repeating the same mistake. Do something for pity's sake! Stop! They're coming! Okay, stanno arrivando gli altri. Oh yes. It's too late. Don't go any further, Amis. Oh Lord! Che culo che hanno raggiunto la porta. Ok. Vediamo cosa possiamo fare qui. There are so many. How are we going to cross that? Have liquid on the ground. It's from their jars. It smells like tar. If it is, it's highly flammable. Se ragione, non sarebbe try setting it on fire. Yes, yes. Prova a dargli fuoco. Let's try. Sì, ma dov'è la pece? Puoi incendiare la pece lanciandoci sopra un inhibitor. La luce tiene lontani i ratti, ma le fiamme bruciano tutto ciò che toccano. Ok. Vorrei sapere però dov'è la pece. Io non la vedo, se sopra ci sono i ratti, no? In teoria non penso che sia quella laggiù la pece. Io dove sono usciti i ratones, guardali qua. Allora, puoi incendiare la pece. Sì, capissi dov'è. Sarebbe anche interessante incendiare la pece, non trovate? Mi indica così, eh? Sì, ok, me lo indica col di casa. Ecco. Didn't expect that. Neither did they. Careful with those flames. Sì, ovviamente non dobbiamo andare nelle fiamme, giustamente. Però possiamo arrivare qui e fare altre robe. Allora, facciamo un altro igniter. Ah, non posso portare più sal nitro? Facciamo degli extinguish allora. Ecco fatto. Il braciere può essere spinto. Beh, iniziamo innanzitutto ad accenderlo il braciere, no? No, non con questo. Con questo. Vai. E dove lo possiamo spingere? Di là? Beh, spingiamolo. Let's hope Marseille is different. Wait until the rats invade it. Amicia, un po' dove vogliamo. The Ordi will have special buildings in Marseille. Equipment and people. People like Voda? How do you think this will end? Ok, si è abbastanza guidato per la fine del percorso. Deve essere buttato lì e lo buttiamo lì. Ok, abbiamo altri Joseph's materiali point. Qui. We're getting closer. Buono. E là vedo un'altra un altro baule, guardalo lì. That building on the left looks safer. Quell'edificio a sinistra sembra più sicuro, però là c'è. Allora qui forse posso incendiare la pece di nuovo. Non penso ci sia dell'altra pece in giro. No, infatti non c'è. Dovrò usare un vaso. Anzi, dovrò usare due vasi, perché voglio andare a prendere quella cassa anche là in fondo. Ah no, aspettate, aspettate, non ho visto che c'era il maialone lì. Vai. Ma dai, non ci vanno? Ma scusa. Non ce n'è magari un altro da buttargli, eh? Ma davvero non vanno lì? Bug del gioco? Ah, perché c'è la torcia. Aspettate, c'è la torcia. Spegniamola. Ok. Buono, possiamo passare. The rats destroyed the rest of the pontoon. Let's hope we'll be able to pass. Il resto di the pontoon. Ok. Proseguiamo di qui. Qui c'è qualcosa magari, collezionabili, no? No. Let's try through here. Di base rimettiamoci i sassi. What a mess. Wow, that smell. Tar. Makes your head spin. I don't hear any rats. No. But they were here. Look at this. Lord. What is all this? A tar workshop. They must use it to seal boat hulls. These mechanisms are still intact. It smells different here. La posso colpirlo con la fionda. This is a mixing pool. That barrel up there must be the diluent. We should move on. Dannati topastri. Don't panic. We have resin.
It just needs that diluent up there, and we get tar. A pool of tar? That could be our way to that door in the back. That barrel is pretty high, though. We could find a way to reach it. Let's see. These ropes make the platform move. Operators climbed on it with that ladder, behind the grating. We must get over there. Va bene. Well spotted. So we're making tar now. I know, but it shouldn't take us long. Well, let's get to it. Good. Shall I handle the reservoir part? What do you think? Sì, vai, occupati della resina. Vai, vai, vai. Yeah, I'll go again. Yes. Turn it all the way. Leave it to me. Ma fallo però. Ok. Good. Hold it until I tell you. All right. Va bene, teniamolo. Siamo le schiave di Lucas ormai. I'm letting go. Hang on. Whoa. Sopra c'è qualcosa da prendere, magari. Coming. Let me take a look. Fammi vedere se c'è qualcosa da prendere per su. Un vasetto? Ah no, dei rottami, ok. Sono sempre comodi i rottami. Ah, è un baule qui, non l'avevo visto. Attenzione, eh. Rottami, un botto di materiali. Buono, buono, buono. Proseguiamo. Yes, let's make that tar. Pouring. Do you know the quantities? No. I'm improvising. Please, don't kill us. Good. I think you can light it up. All right. Let's see what our tar's worth. Here we go. Con l'ignifer, vai. Oh, it's working. Yes. Ed ora? Dove va Lucas per scendere? Well, that's one step. What now? I'm stuck. Wait. I think they experimented with some ingredients here, and yes, that could work. I'll throw them to you. Those beasts are really close. Pia, say when you're ready to catch. Let's see, Jim, vai. Go. Ora puoi creare la pece. Mix them. Alcol, resina, vasetto. Tieni premuto il più di selezione, ok? Tieni premuto per creare la pece. Now draw a pot of tar between those two big basins. Una pozza di pece, perfetto. Vai. Lì dentro. Please work. Let's see what our tar's worth. Ed ora la accendiamo. Vai. Perfect. Yes. That last pool there is already full of tar. Coming. Ok, quella è piena di pece, quindi la accendiamo easy. Ok, non ci sono oggettini da prendere qui in giro? Nada? Niente. Dove è dopo? Come dire che veniva attaccata dai topi lì in mezzo a tutta la luce. Qui per me c'è qualcosa, però, so. Dove c'era lui? Stuff works miracles. Anyway, thank you. No need for that. Vediamo. Guarda lì. Guarda qua questo baule incredibile. Qui per me ci sono anche degli attrezzi, dai. No, nessun attrezzo? Ah, ok, un attrezzo, buono. Ok. Proseguiamo allora. Our boat should be straight ahead, right? Don't be too sure about that. Listen, Amicia. About Hugo. I was stuck between Magister Vaudan and your mother, and I have no excuse. I was wrong. It's just, I wasn't prepared. I can't lose him. I can't. We'll do what's right. We will. Okay. Rottamini. E dobbiamo passare di qui. Non c'è nient'altro da prendere, quindi follow passiamo. Me.
Vai. Qua non c'è nulla. Vediamo un po', eh. Over there. Joe's ship. We're quite close. Yes, let's go. Oh, they're here. It's infested down there. Wait, look. There's resin down there. And a barrel of diluent over there. They were making mortar here. Let's use it to open a way to our boat then. Yes. Va bene. Back to making tar. What a day. Ma però non è già pece, scusami. All right, boh. Let's see what you do. It controls the footbridge. We need that thing here. Mi serve quell'affare qui. Quindi non lo possiamo ancora attivare. Hey, who are you? We're just crossing. Well, you won't. I've been stuck here for ages with those rats. I need to get out of here. We have a plan. Do you have access to that footbridge? Yes, but I'll need your help. They raised the bridge. I can handle that. Ok. Carino che ci sia una guardia che ci aiuta finalmente. Un soldato che He's scared. Good for us then. Here's your diluent. Thank you. He doesn't seem to know about our escape. Or he just hasn't figured it out yet. Here we go again. They don't like fire, right? Yes. Non era già impeccato qualcosa. We have ways. I don't see any torches around. Just wait. Ecco qui. Alright. That's something. E uno. What's that flaming thing you threw in there? That's it's homemade. Basic alchemy. Alchemy. We don't much like all that around here. Too bad, because it's gonna save your skin. Protestare? Infatti, ti stiamo salvando la vita, non rompere le balle. Now there are two other basins ahead. Let's get to it then. Amici, you should get on that footbridge to manage the diluent. Okay. I'll handle the crank to get it moving. All right. Vai. I'll tell you when I need you. Lucas, vai. That's up to you. Fine. So where are you going anyway? We're fleeing this place. You two didn't know we're in the middle of a lockdown. Yes, and people are dying anyway, so we're taking our chance. I see. Sì, infatti. Come faccio a tornare indietro un po'? Scusami. Lucas, è colpa tua, imbecille. Allora, prendiamo un po' di ingredienti qui. Poi costruiamo la pece. Vai. Altri ingredienti. E costruiamo un po' di ignis. Vai, prendiamoci tutto. Allora, sotto c'è qualcosa? Non ancora, non posso scendere. Però qui posso attivare questo. Per tornare un po' indietro? No, per tirare su questo. E non penso che serva molto per ora, devo farmi qui Lucas. Lucas? All right, let go! Straight away. Lucas, that's a job for you. Immediately. No, Lucas, smettila. Stop now. Fine. Ok, tiriamo giù la pece. Sì, che poi cosa effettivamente il diluente non è proprio la pece, è il diluente per creare la pece, da quello che ho capito. Ok, vai. There's still a boat blocking the way. This one's yours to lift. Ok. Allora, Lucas, vai. It's in your hands, Lucas. Straight away. Io, questa, la tiro giù, vai. Teamwork. You're surprisingly efficient for civilians. We've had to rely on ourselves a lot. Come on. We're almost there. Just fill up that last basin. E come faccio a salire lì? Posso salire da qui? No, non posso.
Devo dire a Lucas di smettere di nuovo. Smettila. Vale. Vai. Attivati. Vada, 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 signorina Missia. And done. Light it up, Missia. Ok. Lucas, you can come. The way's clear. All right. Perfetto. Iniziamo a raccattare un po' di roba qui. Torniamo anche indietro, perché ci siamo. Per piacere della roba anche indietro, Non so se vi ricordate, ma c'era della roba anche là da prendere. Amicia, I'm blocked. Infatti l'ho bloccato. The light doesn't reach far enough. There should be a way. Yes. Just throw tar directly into the fire. It will boost the flames for a while. Ah, davvero? Well, yes, that will work. All right, let's try. Ok, lancio la peggio su una sorgente di fiamma per amplificarla. Ok. Vai. My eyes! My eyes, dai, su, su. It worked perfectly, thank you. That was actually pretty smart. We may not know alchemy, but we've dealt with our fair share of tar, all right. We saw the jars. What are you doing with it? That's confidential. Right. You're almost there. Allora, tiriamo giù quello, no? Volevo usare la fionda, però. La fionda, dai, vai. E devo usare ancora la pesce per far passare Lucas. Mi sta di sì. Vai. Lucas. Passi. Ah, devo tirare su questo, giustamente. Non c'è da tirare la pesce. Passa, vero? I've made it. Great. Ok. You did it. Purtroppo la cassa che c'era là abbiamo mancata. Unlucky, non ci voglio tornare indietro sinceramente per tornare a prendere una cassa. Tra l'altro quelle casse lì solitamente contengono solo materiali, base. Yes, no matter what they were. That was good work. We did it. I'm lucky you decided to break the law tonight. We should go now, no? Yes, we're in a hurry. Sì, ma non ci aiuta lui. Sure, I'll escort you back home. Ah, ecco, grazie. Actually, we must keep going that way. Impossible. You're going back home. Oh, come on. Let us go. Sì, we did our part. Capito come finisce questa cosa. Let us pass, or you'll regret it. You're threatening a soldier of the army of Provence? Sì. I am. This Dai. Is too important. Come on, the boat is right there. Yes. Allora, posso tornare indietro da qui, prima di tutto, e prenderci un po' di roba, immagino, andando qui. Qui dovrei riuscire a tornare indietro e prendere quello che là mi sono mancato, vero? Oh, oh, sì, qua c'è della roba. Un bel po' di roba, anzi. Rottami e resina, ottimo. Posso anche scendere magari da qui? Mi sa di no. Mi sa che la cassa che c'è qui sotto. C'è una cassa qui sotto almeno? Forse no. Forse quello che avevo da prendere qui l'ho preso, quindi torniamo di là. Andiamo qua su. Qualcosa da prendere qui, dai, hanno messo questa zona, ah, senza nulla, rottamini e si passa. Lord, these people, I'm done trusting any of them. Yes, qui? Ah, un banco da lavoro. Let's see what can be done. Direi che potremmo, vai, much better. Perfetto. Ah, non volevo fare questo. Mannaggia me.
A mia potenza le munizioni alchemiche che ora le consentono di uccidere i nemici lanciando un vasetto combinato con il Grinferno. Vabbè, non è male, eh. Non è per niente male. Possiamo usare i vasetti per uccidere i nemici. Reazione stabile. A mia potenza le munizioni alchemiche per far esplodere l'Odoris al contatto con il fuoco, uccidendo nemici senza armatura. Senza armatura non è molto utile, sinceramente. Perché nemici senza armatura li posso uccidere anche con la fionda, in teoria. Quindi, meh. Proseguiamo comunque. Let's see that boat. It's a public health matter. You should have left when you still could, Joseph. I am waiting for a client and I always honor my contracts, my friend. Consider your contract cancelled then. The harbor's locked down and you're trespassing. He's our man. Yes, and trouble's coming. We need to move. All right, you know what? I have better places to be. No, you've seen too much. I'm arresting you. Oh, come on. You know what? Piss off! Bravo, Joyce. Joseph, wait! Stay where you are! We're here on behalf of Magister Volta! We need to leave town! What do you think I'm doing? This place is a mess! Please! We're stuck here! There's a child with us! All right, all right. Meet me at the next pontoon! Who are you? Where's the captain? Shit! Intruder! Move now! Yes, come on! Vai! That was close. Si corre? Yes. Oh, aspetta, qui c'è qualcosa da prendere. Non posso prenderlo? È salito, sì, vai. No, aspetta. Prendere i sassi. Non riesco a prendere il drop in mezzo, peccato. Aspettate, qua mi sa che sono dei collezionabili in giro da prendere. Qui non posso passare. Rallentano mica con una fossa di pietra, quindi intendela per eliminarlo. Combina la pesce con un vasetto, rompi l'anco di pesce nell'ambiente circostante per intrappolare il nemico. Guarda, puoi fare questa cosa prima, grazie. Qui dentro si può entrare? Nel fondo ci sono dei bastoncini, per cosa esattamente? Questa è un'anfora di pesce? Mi sa di sì. Ah, qui abbiamo dei materiali, eh? Niente, pensavo si dovesse correre in questa zona, invece si può andare anche abbastanza tranquilli in realtà. Prendiamo il bastoncino. Così da non sprecare gli ignis o altro. Vai. E tiriamolo. No, aspetta. They're upon us. Tiralo. Ok, a te posso anche ucciderti con la fionda. Ok. Aia, infame. Contrattacco, brava. E infilati qui dentro. Dove è andato il tipo? Oh, attenta ai ratti, eh! Che ti stavano per mangiare lì, eh! Aspetta, ma il tipo è morto? L'ha ucciso Joseph? Buono. Buono così. Allora, io volevo andare a prendere il bastoncino di là per non sprecare l'igniter. Ok? Per accendere la roba. Quindi, datemi il bastoncino. Ecco qua. Poi da qui facciamo così. Entriamo nella casa. Accendiamo il bastone. E lo tiriamo lì. Ecco fatto. Ah, altro igniter lì, eh. Oppure qui c'è la pesce. Ma la pesce non mi interessa per ora. Andiamo a prendere un altro bastoncino allora.
tanto facciamo molto velocemente, eccoci qui. E prima di tutto possiamo addirittura scendere questa torcia qui volendo, con un bastone. Quindi vedo, non vedo perché non farlo. Posso accendere la torcia con i bastoni? Sì, vai. Ecco, è uno. Anche se boh, non ho capito il senso di fare questa cosa, ma dettagli. Forse per passare con il bastone, non avendo acceso magari questo. Ah, qui abbiamo, possiamo creare, ok. Ah, lui può lanciare pure lo stupefazio, vero? Ah, non posso con il bastone, ok, scusate, allora non posso creare roba con il bastone in mano. Fatemi accendere questo e fatemelo tirare lì. Fatto. Poi torniamo qui, sfruttiamo questo, creiamo e prendiamoci il sannico. Perfetto. Vai, passa. Passa per favore. Niente, non passa. Si è rotta le balle. Allora, andiamo da questa parte. E di qui c'è qualcosa. Allora, innanzitutto possiamo tirare il sassolino lì per far andare via i topi. Prima cosa. E si passa di qui. Mentre di là immagino ci sia qualcosa, no? E infatti c'è una cassa. E tutta questa parte di mappa mi sembrava strano fosse vuota. Ok. Un po' di resina per tirare la pesce. Niente male. Quindi quelli sono vasetti di pesce. Sì. Ok. Semplici, pratici, vasetti di pesce. Potremmo passare da lì dietro oppure andare di qua. Andiamo di qui. Che c'è l'erba alta a nasconderci. Magari troviamo anche qualche drop. It's not wood burning. It's bodies. Sì. This is where they all end up. We're out of tar and bodies keep coming. Well, it means our cleaners are making progress. This is not cleaning. Most of these people weren't even sick. The beast is emptying the city. Attenzione, scandito. Facciamo così, così lo prendiamo. Oh, attenzione. That's why they locked the city down. Yes. Trap people inside, then get rid of them. This is a war strategy. Lasciamolo passare lui. Poi dovremmo far fuori sicuramente quello a cercare là, lo vedete. Lui è da far fuori. Ah, ma lui si mette a guardare la porta così, pensavo tornasse indietro subito. Sarei passato allora. Ok, facciamolo tornare indietro. Potrei, posso fargli lo stupefasso anche sulla torta. Ok. Stiamo lì qui. Lui fa la ronda in questo modo. Ah, e torna subito di qua, ok. Va bene. Facciamolo passare e andiamo sopra. Ma ci sono anche i ratones qui, va bene. Sopra non c'è nulla, scusami. Sono andato per nulla. Vorrei scendere però da qui. Ma posso salire qui, perfetto, vai, sali. Andiamo ad eliminare questa sera. Ma mi sentono? Ah, non c'è l'illuminazione silenziosa. Vabbè, urla ancora un po', mi raccomando. Per favore, urla ancora un po', Amicia. Perché ci sono dei topi qui? Ok.
Ok, li abbiamo allertati ora, eh. Stanno cercando in giro. E però dovremmo riuscire a passare di qui. Ok. Sì, qualcuno ci sta attaccando, bravo, l'hai trovato. Sei un genio. Passiamo da questa parte. Non possiamo entrare di qui, eh? Ah, cassino. Ah, ma qualcuno ci sta addirittura seguendo? E lui ci sta addirittura seguendo, ma scusami. Ma come fa a sapere che siamo qui? Boh, a caso. Qualcuno da là in fondo che noi manco vediamo ci vede. Bene. No, let's forget about it. Qua è un po' un problema ora. Vai, stupefaccio. Usalo! Via. Aia. Che botta, Alicia. È andata. Ricominciamo dal checkpoint, va. Abbiamo fatto la cazzata andando a uccidere quell'arciere quando non era minimamente necessario. Dato che saremmo passati dietro di lui. Quindi direi di non uccidere l'arciere, passare a farla solo stealth questa. Dovrebbe essere più facile, molto probabilmente. Prendiamo la roba qui. Non penso che se tirassimo lo stupefaccio su quel mega fuoco lì in mezzo tipo stordirebbe tutti, no? Non credo. Ora passiamo dietro di lui. Lui tanto adesso rimane lì a fare la ronda. E noi saremo qui. Ok, dovremmo riuscire a passare tranquillamente. L'arciere lo lasciamo lì. Noi scendiamo qui. Ecco, facciamo passare via lui. Bravo. Entriamo in questa casetta. E passiamo, eh. Ok, raggiungiamo un posto relativamente sicuro. Tipo questa casetta. Oh no! Dai, ma mi ha beccato subito. Ma scusami. Crepa. Where the hell? Allora, non posso creare così. Ok. E andiamo via un secondo. Là sopra ce n'è qualcun altro. Però posso salire qui, no? Sì. Così da prendere anche questi rottami e mettermi qui dietro. Ok. Quel tizio non dovrebbe seguirci in teoria, no? Ma questa cosa che ti seguono non mi piace per nulla. This city is going to fall into chaos. People ah, entriamo qui dentro. Poi lui adesso si gira, sì. Però adesso si gira. We must hurry back to the house. I hope we still have time. I didn't think they could do worse than the Inquisition. They always can. Now I know where you're hiding. Stay away. E fa un problema per adesso. They did that, the bastards. They have to be home. No doubt. Okay. Non ho potuto contrattaccarlo, ma scusami. Appunto, questo attacca. Attacca anche lui. Poi. Ignis? Ignifer? Mori. Mori pure tu. Via. Bruciate tutti. Non muore lui. Rimane così stordito e basta. Va bene. Tanto noi ora qui dovremmo riuscire a passare. Attenti topaster, via.
Attenzione. Attenzione. Là c'è un baule. C'è un, ci sono delle risorse là. Se il Count has been here, maybe he'd have been reasonable. Allora, fabbrichiamo altro Ignis. As what? Tell them we're bringing the brats and death. There's no escaping this. That never was. It's too late anyway. This is the epicenter. It can only spread now. Ma posso fare, extinguish con la fionda, ma non serve in realtà, cioè possiamo andare via, credo. Let me through, you bastards! E loro adesso se ne andranno da lì, no? Via, prendiamocene. No one here. Let's move on. Buono. È inutile rimanere lì, cercare di prendere quella cassa con dentro praticamente una roba per fare l'Ignifer. Buttando via un altro Ignifer, tra l'altro. Sprecherei solo tempo. Ok, un altro banco per gli attrezzi. Talento opportunismo sbloccato. Compressione dell'alchimia. Vediamo. Opportunismo. Grazie alla maggiore compressione dell'alchimia, Amicia crea munizioni alchemiche più rapidamente. Una roba abbastanza inutile. Nessuno spreco. Ottimizzando la sua tecnica nelle creazioni di munizioni alchemiche, Amicia ha una certa probabilità di non consumare una risorsa impiegata. Questo è molto più utile. Ok, cautela lo stiamo lasciando un po' indietro. Lotta lo stiamo tirando su invece. Questo è molto utile da beccare, eh. Ok. Allora. Let's do this quickly. Non dovrei avere attrezzi, giusto? Quindi è l'unico che mi metta qui. Andiamo. He's there. Damn! I thought you'd never make it. Come. E arrivo. Prima di andare lì però scommetto che c'è qualche collezionabile da prendere in giro. No, non me l'hanno fatto prendere. Well, you did your part. Now, where is the rest of the group? In town, getting ready to leave. I need... Mi sa che non ci sarà tempo di aspettare gli altri, eh. I'll go get them. You come get us on the docks by the house. Be careful. What's going on? I don't know, but it woke me up. The house! A bad omen, I tell you. Curfew is still in effect! Go back to your homes! What's going on? Tell us the truth! Enough lies! No! Run! All of you! Yeah, è letteralmente un tornado sta cosa. Ah, dobbiamo correre via, vai. Via, 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 via. What's going on? What did they do to you? No, no, no. Oh Lord, I told them this would happen. I'm sure it's that goddamn boda. Forse qui c'è un attimo di tranquillità. No, andiamo. The house! I can do it! Come, scusa? I topi hanno demolito un castello. Vabbè, corri, corri. Non incastrarti nel muro. Ma dai. Ma si era incastrata nel muro, ma scusami. Va bene. Ah no, ho preso la parte sbagliata. Ok. Vai. Perché non si tira la telecamera? Cioè è fatto malissimo sta cosa. Guarda. No dai, che brutta però questa sezione. Cioè praticamente tu devi memorizzarti il percorso. Perché la telecamera non ti fa vedere. Ah no, la puoi girare tu. Ok, beh, sono scemo io allora. Pensavo che la telecamera fosse fissa. E fosse quella la difficoltà, la particolarità di questo percorso. Invece no. C'è un'altra sezione che corre. Avete presente, no? Le sezioni tipo qual è la Crash Bandicoot in cui corri con la telecamera dietro. Via.
Quindi, vedete qui infatti non posso muovere la telecamera. Allora ok, avevo visto bene prima. Qui non posso muovere la telecamera. Vai, è diventato Assassin's Creed. Che sfiga, ragazzi mio. Gran maestro, gran visir, gran farabutto di Sopazzi ce l'ha. We should get out before everything collapses. Yes, Lucas must be waiting at the docks. Let's go. Amicia. I should carry him. I'll do it. The city is gone. All of it. We have to leave. This is unprecedented. La città è completamente distrutta. Non c'è nemmeno un posto a cui tornare, ora loro devono trovarsi un nuovo posto in cui vivere. La popolazione probabilmente è morta tutta. What's going on? I feel dizzy. Nothing. Go back to sleep. These people. It's too late. Keep going. Who is that? Try to sleep, Hugo. Do that for me. No. I... Don't look. Keep your eyes closed. Amicia, what happened? It's... the rats. They attacked. No. No. We're leaving, Hugo. I'm sorry. It's like my nightmare. It's because of me. Calm down, please. No, it's my fault. No, dreams are dreams, all right? I'll give you something on the boat. It will calm you down. No, I wanted to stop for real. I'm sorry. I wanted to stop Amicia. It will. In Marseille, they'll help you. It's not true. You keep saying that, but you're lying, lying. Hugo, please calm down. You have the right to be sad and angry, but I won't let you down. You know it. We'll find a way. We will. Are you all right? I thought you were... We're all unharmed, Lucas. Come aboard, quick! It's only us. Magister Vaudin. I see. Let's not waste time then.
I heard the same thing happened in Gwyn. The rats. The bite that poisons your blood. It seemed far from us. Bud, wait. Hey, you were dreaming. Are we there? No, but it shouldn't be long. Hey. Don't look at that. Why not? Try and make them go away. Try to undo it. Hugo, you were having a seizure. Don't want to go to Marseille. More people will die, you know it! Mother wants you to- No! The island! It's where I must go. It's where I will be fixed, Amicia. We can find it, please. Nobody listens. I told Mother I felt unwell, but the Majesty shushed me. He said it was part of the test. Mother and the Majesty, they think they know, but they don't. And people die because of me. Hey. I know. I will do what's good for you. I will. Lucas, go see the captain with Hugo? Sure. He will show you how to pilot the boat. I'll ask him if he can teach us sailors knots. And maybe he'll let us steer. Yes! We need to get him to safety, Amicia. You want to lock him away again? It's not the same thing. You've seen what happens. The Order has people and equipment. They know how to handle this. This happened because of what you and this Vondar did to Hugo. Mother, shutting him away and keeping up with this torture will kill him. He's a child. He's a victim of all this too. He's my child. We are not enemies, Amicia. I know you love Hugo dearly, and I know you two share a bond that I cannot truly understand. But you need to open your eyes. What happened back there will happen again. You're right. You just don't understand. The debris! It's all piled up here! I'm going to take a look. I think I see the problem. We'll take care of it together. All right, kids. I'll let you handle this. Hey, you can go back inside if you want. No, it's all right. I won't let you down. I told you. For now, we'll get that boat moving. But it's not over yet. Yes, go on. Thank you. E anche il capitolo 4 e questo video finiscono qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi del livello del capitolo che abbiamo appena giocato ed in generale di A Plague Tale Requiem, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!